Il film nasce come racconto che è stato scritto un po' di anni fa e poi ho deciso di farne la sceneggiatura. Sceneggiatura che doveva essere acquistata da una produzione americana, però dove avrei fatto lo sceneggiatore e basta, insomma. Nello stesso momento in cui dall'America volevano acquistare questa sceneggiatura è nata l'opportunità con il mio attuale produttore di crearne un piccolo film in cui avrei potuto fare la regia, che poi non è, nel senso, è la mia opera prima come film al cinema, ma ho fatto altre cose. Cioè, infatti proprio in questi giorni sto uscendo il DVD della mia seconda opera, che è un mockumentary, e alla fine ho preferito rischiare, tra virgolette, rischiare e fare un piccolo film che fosse anche diretto da me. Insomma, ho cercato di fare, tra virgolette, questo piccolo salto. Sicuramente il film è quasi tutto ispirato agli anni 70, anche nelle musiche. Sicuramente gioca un ruolo importante Christine di John Carpenter, sia il romanzo di Stephen King sia il film di John Carpenter, nel senso che, tra virgolette, è un omaggio, nel senso i film non hanno nulla di, però è un omaggio, così come anche Duel, che sono stati dei film degli On the Road, tra virgolette, soprattutto il primo Duel, molto importanti per me, che mi hanno segnato. Questo film nasce principalmente dall'idea invece che noi siamo praticamente prigionieri, schiavi degli oggetti, e quindi dietro questo ragionamento, diciamo, dietro questo pensiero, che nasce il film, che è ispirato a una serie di film degli anni 70-80. L'atmosfera è quella, cioè almeno tra virgolette è quello che si voleva cercare di raggiungere in certe situazioni, e soprattutto è un tipo di film che vuole un nuovo horror, tra virgolette, cioè nel senso che l'horror ha bisogno di cambiare, e ha bisogno di svecchiarsi, ha bisogno di stare più vicino a quelle che sono le paure, le ansie, le inquietudini della società, ha bisogno di... non si deve vedere il sangue. Infatti per me è un film horror, ma chiunque lo vede mi parla di un thriller, mi parla di un giallo. È un horror psicologico, ma secondo me è anche un nuovo modo di cominciare a fare un tipo di horror differente. Fino ad un certo punto l'horror che conosciamo è andato bene, gli assassini, il sangue, una serie di situazioni. Adesso deve un po' cambiare e deve essere più vicino al pubblico moderno l'horror. Il personaggio che vedete sullo schermo è quello lì che ho scritto. E sicuramente era un personaggio complesso, perché cambia diverse psicologie nell'arco di un'ora e mezza, sempre all'interno di una macchina. Era comunque un ruolo molto difficile, non era un ruolo semplice, di questo ne siamo sempre stati coscienti. Però il risultato è stato molto vicino a quando abbiamo iniziato, cioè dalla sceneggiatura, per cui secondo me abbiamo fatto un buon lavoro da questo punto di vista, nel senso, lei è riuscita a interpretare ciò che c'era su carta, così come era stato creato il personaggio. È chiaro poi che il personaggio viene adattato a quella che è l'attrice di quel momento che interpreta quel ruolo, e credo che sia stata molto molto brava, e credo sicuramente è stata molto brava dal mio punto di vista, vista anche la difficoltà del personaggio. Noi siamo governati da tutto ciò che ci gira intorno, è proprio questo che vuole dire il film, che metaforicamente adesso prende una macchina e raccontiamo questa storia. Noi siamo governati da tutto ciò, siamo gli oggetti, tutto ciò che ci circonda, lo seguiamo, la lettera e basta, e siamo in balia, siamo posseduti, tra virgolette, siamo posseduti. Quindi questo, tra virgolette, è proprio una denuncia
che vuol fare il film. Siamo posseduti da tutto ciò che ci circonda, da, dagli oggetti ai social network, a, al Black Friday, a, voglio dire, tutto quello che siamo completamente in balia di quello che ci vogliono propinare. E noi non ragioniamo, non ci soffermiamo più a riflettere. Per questo poi sembra che ci sia un momento in cui spesso e volentieri non si capisce dov'è la realtà, perché noi non ci soffermiamo mai a ragionare e soprattutto mai a riflettere.